voi avete un'esperienza di vita di montagna, di comunità montane o di quelle robe, anche di Confederazione Elvetica? No, in Svizzera, nelle cittadine di montagna, c'è sempre una salle de fête, no, la sala delle feste, dove si fa teatro, però la salle de fête non esiste perché si fa teatro, esiste in quanto la comunità ha bisogno di un luogo di ritrovo. Allora, nella tradizione bergamasca, questo luego di ritrovo, le Luratori, no? Oppure era una volta era la chiesa con il tendone nero che separava maschi da femmine, perché sennò il bergamasco si riscaldava. In Svizzera questa cosa è la sala della comunità. La comunità celebra i fenomeni della comunità. E allora cosa sono i fenomeni della comunità? Sono la liturgia che determina la vita civica. Così come esiste una liturgia ecclesiale, cattolica, protestante, ebraica, talvolta vanno d'accordo, talvolta hanno dei calendari diversi, ma ogni comunità si riconosce, come diceva, c'è un pezzo fondamentale per occuparsi di eventi che va letto in tedesco, meglio, che sono le Grundrisse di Karl Marx, perché sono il testo filosofico. E lui dice il rapporto che esiste fra una società perché vuoi che mi segga di sopra? Faccio più aulico, no? Perché fate una ripresa televisiva. Vabbè, posso sedermi, ma non so dove mettere il bicchiere. Questa è la cosa, è più complicato. Ve lo tengo in mano. Il Carlo Marx sosteneva che il rapporto fra Stato e società civile passa attraverso la famiglia, ovviamente, la religione e la scuola. La famiglia c'ha i suoi ritmi, sono autonomi. La religione e la scuola che hanno dei loro ritmi, che sono la liturgia. La società ha una sua liturgia, cioè noi tutti sappiamo che a un certo punto c'è Ferragosto, tutti sappiamo che c'è Natale, tutti sappiamo che c'è Pasqua, che c'è Carnevale. Le comunità si formano in base alla stabilità di queste liturgie. Voi sapete più o meno tutti da dove viene Ferragosto, cioè Ferragosto è una festa più antica addirittura del Natale, perché fu decretata da Cesare Augusto imperatore, quindi c'è un bel 2000 fischi anni, in base al fatto che finiti i lavori agricoli di Roma, che a Roma si finisce prima che nel resto del mondo, messo il grano, il fieno in cascina e il grano nei silos, c'era un periodo di riposo e di festeggiamento. Queste ferie auguste che diventano Ferragosto diventano un dato stabile della civiltà e si ripetono all'infinito. Noi ancora oggi andiamo tutti stupidamente in vacanza lo stesso giorno, benché non nessuno di noi faccia più l'agricoltore, benché non conti più il grano, benché non ci sia più l'Augusto, Cesare, però è rimasta questa liturgia. Questo tipo di liturgia si ripete anche negli altri eventi della società, e sono quelli natalizi, quelli del Capodanno, quelli del bla 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 e così via. Ognuno con una sua, in un qualche modo con una sua logica, con una sua ritmica e anche con una sua, in un qualche modo, proiezione. Cioè se fra fine d'anno e inizio dell'anno nuovo, fra questa cosa strana che è il solstizio invernale, oppure le indicazioni secondo gli egizi del primo momento in cui si sente che il tempo, la giornata si sta allungando, che è l'Epifania in verità, da sempre noi celebriamo una cosa, questa roba per noi è stabile, è molto più stabile dei dipinti che sono nei musei, i quali un giorno non ci saranno più, mentre su questi abbiamo una certa certezza, continueranno ad esistere. Questa è la liturgia. All'interno della liturgia si formano gli eventi. Sono due cose parallele in un qualche modo. Gli eventi si formano in base al momento nel quale si celebra la liturgia. Allora, la prima scoperta che abbiamo fatto allora, perché devo dire la verità, quando mi capito di dovermi occupare di Milano non avrei mai pensato di dover pensare a fare carnevale, che si reputava una roba anche abbastanza infrequentabile. Ho detto, come si fa il carnevale, chi se ne frega. Invece capì allora che, parlando anche con un gruppo di giovani antropologi che ci giravano intorno a noi, l'importanza di queste scadenze. E in cui soprattutto una cosa particolarmente importante, perché non vorrei parlare solo dei carnevali, ma di un'altra cosa, Andre, che ti ricorderai, che erano gli eventi estivi e che erano anche alcuni grandi momenti di gestione della teatralità. E quindi vorrei proprio citare queste tre cose messe insieme.
Sì, esatto. Quando preso dal Giorgio Strehler, che per me era un rapporto particolare con quell'uomo, perché era un uomo particolare, ci volevamo molto bene. Preso da Giorgio Strehler in un momento nel quale la città fingeva di odiarlo, anzi lo odiava oggettivamente, perché stava sulle palle ai socialisti che li aveva traditi per andare con i comunisti, stava sulle palle alla destra, perché alla destra stanno sulle palle tutti di solito, cioè stava sulle palle a tutti sostanzialmente a Milano. E io decisi di prendere le sue difese contro la città. Poi è bello prendere la difesa di una causa giusta contro tutti, perché niente è di maggior soddisfazione che avere tutti nemici. È straordinario, una situazione irripetibile nella vita. E con lui me ne parlavano tutti male. Poi anch'io ero un po' come tutti i milanesi, ce l'avevo un po' su con lui. E poi venne mio fratello, un fratello svizzero, e mi viene a trovare un giorno e mi dice: ma tu sei pazzo, cioè perché ti attacchi all'uomo più famoso di tutta la città in giro per il mondo? E ho detto: ah, forse hai ragione. E cominciamo allora a collaborare e inventammo insieme il famoso Festival dei Teatri d'Europa. Quindi quello è un evento extra liturgico, però con una sua propria liturgia. E la cosa che nessuno avrebbe pensato, non ci credevamo neanche noi a dire la verità, era quello di mobilitare una città intorno a un evento di, come dire, di fiera del teatro, che furono, ti ricordi, Teatri d'Europa, 180.000 persone a teatro in un mese, se mai più visto, una spesa pubblica bella sostenuta. Ma dove mi ero convinto? Mi ero convinto andando a vedere Strehler a Parigi all'Odeon, una volta che era andato lì con le baruffe ciosotte, e c'era tutto esaurito, un signore che poi lo fa, già in ciosotto non lo capiscono neanche italiani, figuriamoci un parigino cosa può capire il ciosotto, no? Eppure questo fatto era diventato talmente, come si dice, eventful, come si dice, come dicono gli Yankee, era talmente eventful che non si poteva non andarci. Mi ricordo questa piazza davanti all'Odeon gremita, e uno con un cartellone in mano: je cherche une place, no? Perché era tutto esaurito da giorni e da giorni. E lì ho capito che quella roba lì, se si trasforma, questa è la questione, se si trasforma il regolare in evento, l'evento attrae con una forza che il regolare non ha mai. Molto banale, a Brera ci vanno in pochi rispetto agli altri musei. Stamattina stavamo facendo una conferenza stampa, nelle conferenze di stampa di Brera ci vanno pochi. Si genera una bella polemica che si è generata questa mattina, perché c'è un quadro impresso della Francia, allora c'è uno dei comitato scientifico che voleva dire la sua, non osava dire la sua, poi si è arrabbiato, ha detto io mi dimetto, l'altro che ha detto un'altra cosa, il terzo ha detto che ci sono degli interessi sordi di sotto, perché in Italia gli interessi sordi ci sono sempre, e quando non ci sono però uno finge che ci siano, cioè, se uno lo dice in Parlamento che sono interessi sordi, nessuno più di tanto si commuove, se lo si dice per una mostra gratuita fatta su tre quadri che devono parlare tra di loro per capire cosa sono l'uno e l'altro, la reazione ambiente mediana. Cosa succede? Essendo un evento, essendo una cosa che si in un qualche modo si autoproclama, si autocomunica, questa mattina avevamo la biblioteca teresiana piena per una conferenza stampa, cosa che non avviene mai. Allora, che cos'è che genera l'evento? La sensazione che adesso è mai più. You get it now or never. E uno dice, tanto vado, perché now or never sono mica scemo, cioè voglio mica perdere questa roba se non succederà mai più. La stessa operazione fatta nella normalità non trova riscontro. Cioè io prendo un dipinto, perché non voglio parlare solo del teatro, se no sarebbe riduttivo, prendo un dipinto che è regolarmente esposto, lo metto in un altro luogo, dico adesso questo quadro ve lo farò vedere con 12 candele accese sotto. Non l'avete mai visto con 12 candele, eppure invento una bella balla, no? Ma una balla anche plausibile, perché se una balla pura non sta in piedi. Le balle, per essere plausibili, devono avere un fondo di verità. Gli dico, vi faccio vedere quella Madonna, che è sempre lì nel corridoio secondo a destra, non l'avete mai presa in considerazione. Io ve la faccio vedere dietro alle candele accese, esattamente come le vedeva San Carlo Borromeo quando andava a pregare. Pof! Non ho fatto niente, però ho trasformato un gesto, un dato banale, in un fatto che è eventful. L'eventful, successo formidabile.
poi lo rimetto al posto vero prima e viene dimenticato come era prima, nessuno lo prende più in considerazione, cioè, o torna a dormire lì dove dorme regolarmente. Prendo questo esempio da un mondo diverso da quello della performing art, cioè del teatro, perché è sempre utile quando si pensano a queste cose lo spostare gli elementi da un linguaggio comunicativo all'altro, perché si riesce così a tirar fuori dall'insegnamento la logica di metodo invece di dover affrontare la complessità dell'indagine. Altro esempio altrettanto bizzarro rispetto a questo: tutti sanno cosa sono le suite di Bach per violoncello solo. Se noi ci mettiamo qua con Andrea a fare le suite di Bach qua dentro, arrivano ben 16 persone più o meno. Magari fa propaganda, lei è brava, poi fa delle gag, arriviamo anche a 34, no? Però si ferma lì. Prendo la stessa situazione, in piena estate, Milano, quando apparentemente non c'è nessuno, Ferragosto, prendo il più bravo violoncellista esistente, mio amico, che è Mario Brunello, e poi prendo un altro, Mauro Del Guercio, come violinista, e dico, noi facciamo una cosa assurda. In un luogo di totale periferia, sotto un quello, un lampione antidroga, no? Un parco che c'era il lampione antidroga, di fronte a quegli oneri di urbanizzazione truffa che faceva il Bollingresti per rifilare a minor prezzo gli oneri di urbanizzazione della città, un anfiteatro assolutamente demolito, pieno di bomboletame, a mezzanotte, ogni notte, una suite di Bach. Uè, c'erano 2000 persone. Cioè, c'erano dei ragazzi che venivano in bicicletta, in un momento in cui in realtà di presenza in città ce n'è poche, dei ragazzi che venivano da lontano perché era l'evento, cioè perché quella roba lì è l'insegno totale. Chi me lo ha insegnato? La lettura del Pantagruele di Rabelais. E conseguentemente il comportamento di Rabelais. Si racconta, non sappiamo se sia vero, no? Sapete che Rabelais alla fine fa questa scuola famosissima che è detta l'Abbaye de Thelème, dove forma la sua gioventù perfetta. Non sappiamo se sia vero o meno, fa parte del mito storico. Un giorno gli viene raccontato che sta per passare il Papa, perché il Papa fra 500 e 600 pedalavano davanti e indietro fra Francia e Italia costantemente. Lui cosa fa? Testualmente, il fit rosser ses élèves. Rosser in francese vuol dire bastonare. Prese tutti i suoi allievi e li fece bastonare. Così vi ricorderete sempre, per via delle bastonate, quel giorno è passato il Papa. Cioè il commettere insieme due elementi comunicativi distonici, anche contraddittori, passare il Papa dovrebbe essere gioioso, la bastonata, genera l'evento, genera il ricordo. La bastonata può essere trasferita in un'altra cosa. La bastonata in quel caso era prendere il motorino, andare fino in periferia lì in fondo sul Lambro, trovarsi nel Lambro in mezzo a un luogo dove la gente normalmente si fa le pere, e invece di farsi le pere si fa una pera di Giovanni Sebastiano Bach a mezzanotte. La cosa fu un successo formidabile, penso che almeno l'80% dei presenti non avessero mai visto un violoncello prima. Però è anche vero che una suite di Bach per violoncello suonata da Mario Brunello, uno che normalmente se lo sente alla radio dice sembra che sia un'esercitazione per uno strumento a corda. Se lo vede rispetto al vuoto, cioè se lo vede, e questo è un ragionamento importante da fare, se lo vede rispetto al vuoto diventa potente. Cos'è fondamentale per guardare un quadro, per sentire una nota musicale, per ascoltare una parola teatrale? È il silenzio prima e dopo, è il vuoto. Le cose esistono in quanto sono segni, e i segni sono percepibili in quanto sono piazzati in un vuoto preesistente. Un segno perso in un caleidoscopio non è individuabile. Una serata teatrale che fa parte dell'elenco che mi offre quotidianamente il giornale, quando leggo dico ma stasera pizza o teatro, non è necessariamente individuabile. Diventa individuabile o se sono in un paese dove il teatro apre una volta o due all'anno e basta, quindi sia è facile individuarlo, oppure se a questo segno si accompagna qualcos'altro, questo ha fatto ulteriore l'evento. Allora, questa logica dell'evento che si può applicare al carnevale, come si può applicare alla notte estiva, avviene su una serie di parametri che la città offre. E allora va fatto, a mio parere, talvolta un'indagine anche più attenta, cioè le città hanno dei flussi,
le citande dei movimenti, e queste sono le uniche cose sulle, dalle quali uno non può prescindere, cioè non può fingere che quella roba non esista. Vi do un per capire facilmente, cioè nel sistema, nel sistema degli eventi del mondo delle esposizioni, per esempio, abbiamo una certezza, cioè la gente va a vedere le mostre dove passano i flussi regolari della vita quotidiana. Fare una mostra fuori dai piedi, come si tentò di fare le mostre alla Bicocca, per esempio, è inutile, non ci va nessuno. Vengono i soliti addetti ai lavori la notte di inaugurazione e poi muore. Le mostre hanno una loro logica, cioè il Guggenheim è dove deve essere Guggenheim a New York, se fosse spostato avrebbe metà del suo successo. La mutazione che fece allora sul sistema museale cittadino, cambiando la meccanica, adesso è diventata stabile, sembra naturale a tutti, ma il fatto che si dovesse entrare in Palazzo Reale dalla porta di Palazzo Reale e non dai laterali come si faceva prima, facevano entrare addirittura da via Marconi, il fatto che ci sia una porta e che questa porta sia l'individuazione del luogo dove avviene quella cosa lì in quel momento è fondamentale. E lì nasce anche un'altra distinzione bizzarra, che è quella che muta le abitudini della città in base alle stagioni. Certe stagioni portano a certi risultati, certe stagioni ad altre. Nel mondo contadino, per esempio, il momento della riflessione era l'inverno intorno alla vacca nella stalla. Cioè d'estate si andava a trombare, si rincorrevano le ragazze nei fienili. D'inverno ci si trovava nella stalla. Intorno alla stalla iniziava quello che raccontava la storia, intorno alla stalla c'era anche il caldo della mucca che tirava un po' su di umore. Avveniva lì, d'estate era fuori, d'inverno era dentro. Questo meccanismo esiste tuttora, cioè anche se noi siamo più evoluti, rimane parei. Cioè, se io faccio un evento invernale, deve essere in stalla. Allora, solo che la stalla non è più la stalla di una volta. La stalla oggi è, per esempio, Piazza del Duomo. La stalla, adesso non vorrei che si offendesse il mio capo arciprete, ma che vuol dire? Se d'inverno io invento il carnevale, e fu allora una cosa sostanzialmente rivoluzionaria, cioè all'inizio si offesero tutti dicendo il carnevale ha un cuore, il cuore è Piazza del Duomo, se non avviene lì non funziona. La stessa cosa è dell'estate, i flussi invernali sono centripeti, i flussi estivi sono centrifughi. D'estate io vi posso proporre di andare a Montluè, non sapete neanche dov'è, no? Ti ricordi Andrea che li facevamo? Andavamo a Montluè, andavamo a Paggio, andavamo in luoghi assolutamente inattesi, andavamo si finiva addirittura fino ad Arese, perché l'estate consente un flusso esterno. Allora esiste una sorta, in un qualche modo quasi, di analisi antropologica dei comportamenti rispetto all'evento e rispetto alla festa, che è estremamente importante. All'opposto avviene il fatto invernale. Cioè, una volta deciso che il carnevale dovesse essere necessariamente legato alla centralità cittadina, quindi al suo duomo, abbiamo agito in conseguenza. S'arrabbiò l'arciprete quando gli mise il diavolo davanti al duomo, perché ha detto, se veramente è cioè anche lì, se il carnevale è una liturgia stabile più antica del duomo, e se il carnevale mi deve rappresentare assolutamente il mondo alla rovescia, allora in quel momento lì non è più la Madonna al duomo, ma il diavolo. Dura il giorno del carnevale, poi il diavolo se ne va. Se un'altra volta, come si sono offesi molti milanesi, se la città è normalmente dei pedoni, soprattutto allora degli automobilisti, per il giorno del carnevale degli animali. Cambiamo tutto. Cioè, adesso quando dissi emetteremo le ocche in via Monte Napoleone, alcuni si offesero, perché pensavano che mi riferisse ai clienti dei negozi di lusso. Non ho capito che... No, devo fare i cognomi, che non è elegante. Cioè, ho detto, mettiamo le ocche in via Monte Napoleone e le pecore in via Manzoni. Che era anche quello, alcuni pensavano, immaginavano delle similitudini, il trucco stava nell'inventare le similitudini. Ma in questo modo di operare, allora, diventava fondamentale il rapporto fra stagione e uso della città. E una volta individuata la stagione, quindi la tipologia di uso, dichiarare dove dovesse avvenire e che tipo di servizio doveva nascere intorno al dove dovesse avvenire. Adesso
chi si loda si sbroda, ma non lo dico, è puramente un fatto tecnico. Cioè io ho preso in mano Palazzo Reale nel 94, faceva 30.000 visite, lo mollai nel 96, faceva 1.000.000. Però ci eravamo arrivati non per mia bravura, per via di una linea di lavoro e di una concertazione di energie che gli corrispondevano. Quanto fu importante, per esempio, mettere in palazzo, per farne un evento, inserire in Palazzo Reale una ludoteca per bambini. Gesto crudelissimo da parte mia, eh? Perché? Perché le mamme mollavano il bambino alla ludoteca, te la ricordi, era fantastica, fatta con la Lego, c'era una roba che non abbiamo mai più visto dopo, ci mettevano anche un fracco di soldi. Le mamme parcheggiavano i putè, intanto andavano a vedere la mostra. Cioè, andavano anche a fare le commissioni, però dopo li venivano, siccome i milanesi sono carini alla fine, hanno un po' di senso morale, andavano sì alla Rinascente, però per non sentirsi proprio dei vermi andavano a vedere, pagavano, cioè comunque pagavano il biglietto della mostra, che era la cosa che mi interessava più di tutti per i risultati poi dichiarabili. Cioè, poi il milanese, una volta che ha pagato il biglietto, attenzione, un po' consuma ciò che ha pagato, sempre. Anche a teatro, cioè magari non vengono, pagano l'abbonamento, non vengono tutte le sere, però una volta hanno fatto l'abbonamento, porca miseria, they are trapped, cioè sono presi nella trappola. Questo meccanismo funzionava nello stesso modo e generava però l'idea dell'evento. Allora, ogni evento può avere una sua fisiologia, per esempio, e molto spesso non è, cioè, lì io li facevo un po' soffrire i miei amici teatranti, eh? No, li facevo un po' soffrire perché non, intanto perché reputo che il rapporto fra creativo e committenza debba essere un rapporto dialettico forte, e che gran parte spesso del calo della nostra qualità pubblica viene proprio dal crollo del rapporto dialettico committenza e esecuzione. Questo non solo nel campo delle feste, figuratevi quanto è importante nel campo dell'architettura. Cioè, guardate come sono brutti tutti gli edifici di pubblica utilità, perché il committente è mona, cioè una commissione nominata dal sindaco non è un committente. Preferirei il sindaco committente, perché almeno ci mette la faccia, cioè, oppure il capo dello Stato committente, cioè Pompidou ci ha messo la faccia e adesso c'è una roba che si chiama Centre Pompidou, ma sono felice che si chiami Centre Pompidou perché ci ha messo la faccia e si è messo di impegno per conseguenza. Questo rapporto fra committenza e esecuzione, per esempio nell'architettura, da noi è scarsissimo. Per fortuna è stato sostituito di recente da un rapporto fra utilità finanziaria, però non è la stessa cosa. Perché l'utilità finanziaria, per esempio, dietro di alcuni quartieri nuovi come quelli di Zadid, non ha dato un gran risultato. È venuto molto meglio l'operazione vicino all'ex Varesine, questo è un altro discorso. Ora, quel rapporto committenza è fondamentale. L'ente pubblico ha l'obbligo della committenza. E questo spesso è un tema difficile da affrontare perché l'ente pubblico non ha voglia. Cioè l'ente pubblico è pigro. Cioè adesso negli assessori sono tutti buoni, anche il mio successore attuale mi sembra bravissimo, l'ho visto anche stamattina, ma non è un fatto legato all'assessore, è la macchina complessiva. Quando io parlo di ente pubblico parlo della macchina complessiva. La macchina complessiva è il risultato di una volontà politica popolare vera, di una rappresentanza amministrativa voluta da questa realtà politica e da una struttura burocratica che sia in grado di fare da macchina esecutiva di questo meccanismo complicato. Quando questa storia qua nasce, perché in uno dei tre elementi si forma il focolare energetico, le cose vanno. In alcuni casi, mi ricordo anche delle giunte precedenti, in cui per esempio la fragilità era totale nel campo della politica eletta, ma c'era la macchina burocratica ancora funzionante. Ve la ricordate tutti la nostra, quella con la sigaretta in bocca sempre, ai teatri, no? Avevamo dei personaggi funzionariali che credevano. Ricordatevi cos'era la figura di Boccardi con la musica, cioè un funzionario interno che in una sorta di assoluta mollezza amministrativa decide di fare un piano ventennale, mai fatto nella cultura italiana, per fare l'integrale mondiale delle cantate di Giovanni Sebastiano Bach. È durato 20 anni,
ce l'ha fatta, cioè il Bocardi ci è riuscito, cioè quello è stato l'evento più lungo che abbia mai visto nascere a Milano. Può nascere un evento lunghissimo, può nascere un evento breve, può nascere, cioè, ma deve sempre rimanere con questa curiosa sensazione che è now or never. Se io dico, per finire questo concetto del now or never, cioè, se tu dici questo quadro lo puoi vedere anche, di solito è appeso lì. Dice va bene, ma devi andare a vederlo. C'è problema. Adesso intanto scusa, avrei da fare una roba, cioè devo andare da Prada. Poi dopo andremo un giorno o l'altro. Poi adesso scusa, ci avrei proprio il weekend, adesso matrimonio, cioè, poi adesso c'ho una tresca nuova, però dopo andremo. Cioè la stabilità della cosa la rende fruibile e potenzialmente sempre, come tale mai. Dico, guarda che è appeso solo per domani, 40 lo potranno vedere, gli altri dovranno sentirlo. Uno fa di tutto per andarci. Questo meccanismo è interessante. E lo stesso meccanismo è quello dell'evento. Cioè il fatto che si decide di fare qua quattro serate dedicate, non so, l'ultimo assassino di Bertolt Brecht, no? O lo vede adesso, non ci sarà mai più. Quello porta la gente a aver voglia di vederlo. E forma poi l'altra cosa straordinaria, che è la comunicazione successiva. Io l'ho visto, tu no. Fantastico, cioè la massima cattiveria, no, che si possa fare. Io l'ho visto, tu no, oppure crea il vero mito. Guarda, non c'eri, ma era straordinario. E siccome molto spesso la parola passa da una come la calunnia nel Rossini, da un orecchio all'altro, il terzo che ha sentito che l'altro ha visto, cioè quello che si dice in francese, l'uomo che ha visto l'orso, no? l'uomo che ha visto l'orso, no? Quella non sa neanche cos'è l'orso, nasce il mito. Perché è così? È tipico di tutte le culture, ma della nostra in modo particolare. Se prendete i testi fantastici di Le Goff sulla mitomania del Medioevo, ma chi aveva mai visto un unicorno? Eppure non c'era un uomo del Medioevo che non fosse convinto che gli unicorni esistessero. Cioè, io non l'ho visto, però guarda, il Giuseppe ha parlato con uno che ha incontrato un altro e che erano appena tornati dai paesi lontani dell'Oriente e gli hanno detto che gli unicorni lì, ma li mangiavano addirittura a cena, e quindi l'unicorno è vero. Questo meccanismo del passaparola e della voce che si amplifica è il meccanismo che genera all'evento avvenuto bene l'aura di formidabilità e però prepara a fare quello successivo. Dice, io l'unicorno non l'ho visto, però la zebra alata la prossima volta che arriva fatemela vedere, cioè pago il biglietto. Ora tutto questo, io parlo, vedo qua due miei amici in prima fila, due esperti di mitomanie, cioè due fabbricanti di miti, ma tutto il gioco dell'arte è una fabbrica di miti. Loro lo fanno nella performance, ma la stessa cosa avviene nel campo musicale, la stessa cosa avviene nel campo delle arti visive. La gente capisce i quadri, è una piccola quantità rispetto a quelle che le vanno a vedere. Ciò che conta è l'evento sia questa cosa mitica. Allora, fabbricare gli eventi vuol dire fabbricare miti. Fabbricare miti è talvolta possibile, basta mettersi al tavolo in modo molto, in un qualche modo, very cool, no? Bisogna fare proprio fare leggermente freddo e si arriva al risultato. A te, Andre. Noi stiamo pensando come far vivere questo luogo d'inverno, come farlo partire dalla festa di Santa Lucia, cioè dal 13 di dicembre, cercando di fare una serie di feste e di trasformarlo in un giardino d'inverno con la neve invece che quello che è dell'estate. Poi pensiamo forse di interrompere e di riprendere dal 6 marzo lì dentro e fare, da partire dal carnevale e con la festa di primavera e poi di ritornare a fare la piscina. Adesso faremo la patinoire, però vorremmo delle idee. Secondo te qui dentro possiamo avere le stagioni di questo luogo? Uno. Due, cosa possiamo fare per lanciare la patinoire che non sia una patinoire ma che sia un luogo dove anche si pattina e dove, se secondo te a Milano ci sta, perché non fa più niente nessuno a Milano perché non ci sei tu, comunque, vabbè, insomma, di questo tipo, diciamo. Ecco, allora tre cose, se ti viene un'idea di come potrebbe diventare eccezionale e se ti viene, se secondo te ci sono le stagioni dei bagni misteriosi là fuori.
Allora, noi viviamo una stagione un po' particolare, che non è dissimile da quelle del passato, ma è diversa per una serie di dati oggettivi. Rispetto a 30 anni fa, la città ha una serie di elementi urbanistici decentrati che prima non aveva e che sono di estrema importanza, perché esiste un quartiere completamente nuovo di vitalità che allora era in fase di sperimentazione, che è quello dove adesso c'è il Museo delle Culture, c'è la Fondazione dell'Armani, c'è il Prada, cioè sono spostati un po' di moda, un po' di modi, no, da quelle parti. Esiste un'altra parte della città che va verso Loreto e oltre Loreto, che una volta era inconsistente, oggi è agitata da fenomeni che non siamo in grado di controllare, se sono più afro-arabi oppure alternativi oppure bizzarri oppure se solo il luogo della kebabologia acuta. Abbiamo una parte della città che ha dei quartieri nuovi che sono nati già cadaveri e dimostrano di esserlo, perché sono stati errori urbanistici, nessuno ci ha creduto. Il bello dell'urbanistica è che vince sempre la teoria sulla pratica, è fantastico. Cioè quello che si disse allora che avrebbe generato una roba non attraente, quella roba lì della Zaha Hadid, si sapeva che sarebbe stato un cadavere, è un cadavere, cioè uno lo va a vedere, sembrano delle navi abbandonate in una periferia di Marsiglia, però già un po' sporche, perché urbanisticamente senza l'energia necessaria. L'altra area, quella dei grattacieli alti, invece è eccitata, dove si diceva come mai Piazza Gaolenti vive e quell'altro possono vivere. Non voglio fare lo stronzo, ho il diritto di farlo, sono vecchio a sufficienza, ho fatto 66 anni, gliel'ho detto 25 anni fa, ho detto vedrete che quello funziona e quell'altro no, ma perché ci sono flussi cittadini, quella cosa che parlavo è l'energia, che fa che certe cose funzionano e certe altre no. L'area di tutte le fondazioni riunite, compreso il Museo delle Culture, che è un po' così claudicante ma che funziona lo stesso, è un'area che si capiva che avrebbe avuto una funzione, ma ce l'aveva per un motivo anche divertente, perché in realtà già prima ce l'aveva. Quando decidemmo allora di non far morire la fabbrica che c'era lì, come si chiamava, l'Ansaldo, Hans Aldo l'avevamo chiamato, di non far morire l'Ansaldo, che era stata comprata per una proiezione speculativa che poi non aveva trovato seguito, ma di trovare una logica di funzionamento, anche lì fu l'antropologia a guidarci, non fu un progetto. Prima Milano, intanto i milanesi hanno sempre detto vorrei che Milano fosse Parigi, sì, però San Carlo Borromeo non è Luigi XIV, quindi toglietevelo dalla testa, non è la stessa cosa. Quello che si poteva fare è dire, fare un'analisi ancora una volta di comportamento tribale. Se l'Ansaldo e quella zona era stata per 80-90 anni, un luogo dove ogni giorno arrivavano migliaia di operai e centinaia di impiegati a fare il loro lavoro, avremmo dovuto immaginare di riportarci migliaia di operai e centinaia di impiegati. Non più quelli di una volta che facevano robine elettriche, ma quelli di un mondo nuovo che fa delle cose diverse, ma sempre che fa. Oggi è successo così, cioè una parte delle strutture scenografiche della Scala sono lì, una parte della funzione museale si è articolata all'intorno, l'energia è tornata, ha solo cambiato meccanismo di produzione l'elettrone che mando nel filo elettrico. Una volta facevo col vapore, adesso lo faccio con l'acqua o faccio con l'energia solare, ma sempre l'elettricità è. Quella zona vive in quanto sempre l'elettricità c'è. Allora, questi sistemi sono quelli dell'analisi dei flussi energetici. Quello che vi tocca fare a voi è trovare, inventare il tipo di flusso energetico che funziona qua. Questo era un luogo nato in epoca fascista e come tale lo guardiamo male perché non ci piace l'epoca fascista, però con delle caratteristiche che non possiamo mutare. Era un luogo di movimento dove succedevano 10 cose contemporaneamente. Uno si faceva i muscoli, l'altro faceva la box, l'altro fingeva di recitare la poesia, magari buona ma magari cattiva, non è lì la questione, e gli altri facevano il bagno d'estate. Cioè questo incrocio fra movimento fisico, comunicazione mentale intellettuale, è la sua anima. I luoghi hanno delle anime. Se uno riesce a dare all'anima il futuro del passo successivo, il golem si sveglia. Se uno non gli dà quell'energia lì è come strappare la spina al golem, il golem si affloscia.
la grande scommessa loro, io Andrea la seguo da allora, sono stato colpevole, io sono parte colpevole delle sue disgrazie, perché gli ho detto: vuoi giocare? Take it! No? Cioè, perché tendenzialmente l'amministrazione dice allora no, e invece era molto più bello dire: ci vuoi provare? E provaci. Ci ha provato, è 20 anni che ci prova. La cosa da quello che era allora un teatro molto colto, intellettuale, ma quasi colto in flagrante, tanto era colto, a quella macchina che adesso, perché c'era l'area ancora, Franco Parenti, le cose straordinarie, cioè le robe fantastiche fatte, però adesso sono felice di quelli, guardiamo nei libri. Se dovessimo viverle oggi, sai che pippa, perché non c'è più la stessa atmosfera, non c'è più la nebbia per andare a guardare quelle robe lì, non c'è più la tensione, è post Santotina che davano la legittimazione a tutta questa roba, è finita, siamo in un'altra epoca. In quest'altra epoca è molto bello avere quell'antenato, perché dà una sorta di titolo di nobiltà. Non ce l'ha mica tutti questi antenati. In realtà Milano di antenati, fra tutti i teatri milanesi, ci sono solo due teatri che hanno antenati, tre. Uno, vabbè, per definizione, quell'adorabile baraccone che è il Teatro alla Scala, ma fra i teatri recenti c'è solo il piccolo e questo. Sono due realtà diverse, fisiologicamente diverse, ma che hanno tutte e due una serie di antenati. E questi antenati sono in un qualche modo il titolo di nobiltà. Il titolo di nobiltà è la meccanica sulla quale uno può giocare. Questo fatto di coinvolgimento, il quale poi è stato pervertito da André, e anche la sua perversione, che adesso ormai siamo tutti un po' sulla, siamo mica più ventenni, cioè questa perversione sua era, guardate, lei era, non avete idea di com'era sexy, giuro, ricordo, cioè adesso posso saperlo in pochi, quando era, cioè era un tipino, quando era quel tipino lì aveva una sua logica. Lei lo ha trasformato leggermente con gli anni in questa roba qua di tipo sperimentale, sempre ancora da circolo montano, no? E viene dal fatto che andava a Cron a sciare, e l'ha trasformato in quello che io chiamavo, sapete, in Francia esisteva questa roba straordinaria che è il Théâtre de Cave, no? Quello degli esistenzialisti che stavano in una cantina, si lamelavano fra di loro, leggevano un po' di Prévert e guardavano Sartre con la Beauvoir, no? Ha detto: André, sei l'opposto, c'è il Théâtre de Cave, lei ha inventato il Théâtre de Grenier, no? Quello di Solaio, cioè, che era quello che facevamo da bambini quando diciamo adesso facciamo Shakespeare fra di noi a 6 anni, perché avevamo visto un film, non sapevamo niente di Shakespeare, avevamo visto un film. Allora uno prendeva un vecchio abat-jour, se lo metteva in testa e diceva: sono la regina di Saba, no? E l'altro aveva trovato una tenda che era quella del salotto, e con la tenda diventava Otello. Cioè era questo modo di fare il teatro, minimalizzandolo e però portandolo alla sua esasperazione ludica, che è stata la sua caratteristica più bella. È vero, Maimon? Non è davvero tu, per la sublimazione di André, ma è questo, cioè, quando facevi correre quel cagnone, delle robe incredibili, cioè al di là del bene e del male, ma sempre con questa psicologia estremamente avanzata e acuta del teatro di soffitta, cioè invece del teatro di cantina. Questo mondo del teatro di soffitta, anche questo ormai è una sperimentazione che si è conclusa, è finito quel gioco lì, bisogna inventare il nuovo gioco. Il nuovo gioco che cos'è? Milano è una città che non ha luoghi di aggregazione, ha dei luoghi tristissimi. Quando torno a casa, io abito all'incentro, devo fare la curva in via Mulino degli Armi, dove c'è un bar, dove di notte adesso il vero dramma per l'aggregazione è stato il divieto di fumo, perché pur di fumare si gira d'inverno e si vedono queste anime che mi ricordano il mio primo arrivo. Io, era la prima volta che sono andato a Delhi, era 40 anni fa, ero arrivato in aereo e mi era venuto a prelevare l'autista del consolato, perché io mi piaccio sempre, se no, volevo essere protetto. Era venuto a prendermi l'autista del console, erano le 4 del mattino, e la periferia di Delhi non era quella roba adesso chicchissimo, oppure chic e shock insieme, allora era solo shock di chic, non c'era niente, e c'erano questi disperati che giravano al mattino con delle coperte intorno come delle anime morte, no? Questo mondo delle anime morte
è un po' quello che vedo intorno ai bar di notte, perché questi disperati che hanno fatto una giornata di lavoro sperando di diventare ricchi, non lo sono ancora diventati, tutti vestiti più o meno dello stesso colore nero, tutti con la scarpuccia del Prada, che stanno col bicchiere fuori a guardare una ragazza e fumano una sigaretta. Non c'è niente di più deprimente sul globo terrestre di quella che è la happy hour milanese. No? Allora, qual è la linea politica che tu devi seguire? Curare Milano dalla happy hour. Inventare un'alternativa alla happy hour. Cioè, inventare una roba dove ci si incontra perché qualcosa succede. Sì, certo, ma anche qua devi fare un angolo a fumoir, no? Io ti avevo già proposto di fare delle serate col fumo obbligatorio. Che uno firma. Sì, il sigaro, beh, io ho fatto quelle robe lì, facevo i concerti. Io facevo i concerti in cui era obbligatorio stare seduti in disordine, non c'era questa platea qua seria, avevo sempre molto meno sedie delle persone invitate, perché nulla è più bello in un concerto che vedere dei signori in piedi. Se la gente che viene è anche obbligata, questo è un altro concetto di evento, questi li avevo fatti tanti anni fa come fundraising per una società medica che aveva fatto con Francesco Cefis e gli amici, avevamo fatto dei fundraising fantastici dove non chiedevamo il denaro, era tutto nell'evento, chiedevamo la cortesia di un assegno quando si usciva, raccoglievamo molto di più. Perché chi non li aveva non lo faceva, ma chi ce li aveva non poteva passare per morto di fame. C'era anche una cosa un po' caroniesca: se voi date del denaro cash, it's only money, se voi firmate un assegno c'è sul vostro nome e cognome. Io so che il dottor Tal dei Tali ieri sera, sai, 5 milioni. Ma è corretto che sia così, lasciateli godere purché paghino, no? Cioè è fondamentale. Allora, lì avevamo inventato questi eventi particolari dove in alcuni casi era addirittura suggerito fumare, perché se io rifaccio il salotto della Princesse de Polignac a Parigi, quella che aveva ereditato dal Prince de Polignac, aveva ereditato lui da lei più che in verità, perché lei era l'ultima figlia dei Singer, quella della macchina per cucire a piedi di soldi fin fuori dalle orecchie, però veniva dall'America, era Singer, era normale, si spara il matrimonio col Prince de Polignac, quello che poi dopo fa il cognac, no? E no, a cena c'è Stravinsky che suona il pianoforte, passava Alberto Savinio, c'era Francis Poulenc, c'era il meglio del mondo. Allora, questo meglio del mondo come fai a rappresentarlo? Rimetti il pianoforte in mezzo con la gente che gli sta intorno, i tavolini, champagne e sigari, e quello ti mola da 5 milioni dopo, perché non è mai successo prima, è sempre dato i suoi concerti ad annoiarsi, ad un tratto scopre che il concerto è una vera performance, una cosa che quella roba lì sentita quella sera non la sentirà mai più. Cioè non può comprare un disco o un compact con quella roba, o ha partecipato all'evento, c'è sempre questa cosa now or never again, no? Il never again, che è una cosa che può nascere anche qua. Certo, ci vuole. Allora avevamo una forte motivazione che era la raccolta fondi per la ricerca sulle malformazioni prenatali. C'era sempre. No, ma la tua non è una malformazione prenatale, non una deformazione postnatale, sono cose diverse. Cioè il teatro è una deformazione post-adolescenziale, noi inizia già con l'adolescenza, si post-puerile. Questo, la motivazione era molto forte, l'evento era straordinario. Allora, questo fenomeno dell'evento, quando, per esempio, adesso vi dico delle cose che sembrano addirittura di snoberie, io sono un sostenitore del fatto che alcune cose vanno fatte in black tie. Perché? Vi spiego. Uno, io ho avuto per anni l'abbonamento ai concerti del quartetto. Non avete idea di che cosa poteva essere la noia di star seduto, avevo loro 25 anni, in mezzo a un gruppo di vecchietti, che era la mia età adesso, che uscivano dall'ufficio ancora con lo profumo ascellare della giornata passata in mezzo alle carte.
e che con, in un qualche modo con la tipica ipocrisia del milanese per bene aprivano la caramella in un quarto d'ora per non far rumore, facendo rumore invece per un quarto d'ora, no? E abbiamo sbagliato questa caramella sempre sudatici, cioè ho detto ma porca miseria, com'è bello capire che l'evento è un evento. L'evento è un evento vuol dire esco dall'ufficio, mi sparo una bella doccia, mi prendo due gin tonic e due tartine in casa perché cenerò dopo lo spettacolo, però intanto mi preparo, tiro la camicia bianca da smoking, metto la cravatta, esco e sono io stesso evento. Nel teatro evento è fondamentale capire una cosa, che devo dire, a Milano esiste ancora, talvolta esiste solo il Teatro alla Scala. È l'unico motivo per il quale il Teatro alla Scala va finanziato, perché è un luogo del WWF. No, io mi ricorderò sempre quando il quando, adesso purtroppo sta male il mio amico Christos Joachimides, quando con Joachimides e Norman Rosendahl, allora segretario della Royal Academy, e io ero in, I was in charge of the city, facevo l'assessore, e li invitavo a tutti e due insieme a vedere il turno A. E loro si guardavano intorno e dicevano, ma sai che è una cosa formidabile, perché uno era, Norman era grande frequentatore dei teatri londinesi, Covent Garden e così via, diceva, a Londra non c'è più. Cioè tu entri qua e sei in un'uccelliera perfetta, ogni uccello conosce l'altro uccello e si vede che da un palco uno saluta l'altro. Fondamentale, quello era un evento, cioè ci si preparava. Poi invece il suo opposto di questa roba qua era la rozza volgarità della prima della Scala, quella lì del 7 dicembre, quando arrivavano delle babione periferiche vestite da caramelle del Cova, no? Con dei colori assolutamente contraddittori, e che erano oppure i signori col cravatino, quello che si fa attacca con la clip, che dopo un po' che cammini viene dritto, no? Cioè che era la goffaggine della prima del 7 dicembre alla Scala è una delle goffaggini più alte, più rozze della civiltà occidentale. Però quello che era invece un turno A, dove c'era proprio la via di bourgeoisie che si chiamava, per lui era un evento. Allora, questo tipo di evento, sapere che ci si prepara l'evento, dire fra tre sere vi facciamo sentire una serata dedicata a una roba, non avete mai, se vi rompe i coglioni, vi fa paura solo la parola, John Cage. Però con i massimi che lo fanno. Una serata dedicata a John Cage, però è obbligatorio lo smoking. Non ce l'ho, fatela affittare, frega un cazzo, è obbligatorio lo smoking. Oppure è obbligatorio la scarpa da tennis, cioè possiamo decidere l'uno o l'altro, oppure io che sono, perché ci siamo andati così d'accordo, perché io gli eventi li ho sempre fatti, mi divertivo, lo facevo da goliardo una volta. Mi ricordo, devo confessare la verità, sapete qual è il mio vero mestiere? Il cavalaro. L'hai detto? No, io faccio il cavalaro. E mi ricordo delle feste che facevo nel maneggio di cui mi occupavo in Maremma anni fa. Eh sì, anche io. Mi ricordo, no, ma quando facevo le feste fra i ronzini, facendo fare le pecore arrosto sui fuochi e chiedendo, aperte a chiunque volesse venire, purché vestito di bianco. Allora, una festa di notte sotto la luna piena con 1000 persone vestite di bianco, vi giuro che fa effetto. Una festa ben fatta con dei signori e delle signore ben vestite, i signori in black tie, vi giuro oggi farebbe un certo effetto. Ma soprattutto farebbe un effetto non se lo facciamo in casa, non oso dire di chi, però ce ne sono ancora, no? Oppure non lo fa neanche più la Giulia Maria, ormai lo faceva lei una volta addirittura in frac. No, lì è normale. No, è fantastico farlo in questa sala. Cioè in questa sala diventa una provocazione, cioè diventa l'obbligo per chi viene da spettatore a non essere più spettatore, ma essere attore dello spettacolo. Ora, vi devo dire la verità, lo spettacolo funziona solo se c'è pubblico. Per lo pubblico è la bestia di metà di un fatto spettacolare. Io l'ho sempre detto, bla bla, perché così faccio il trombone, l'ho sempre detto. Poi mi è capitato di doverlo fare. Figurati quando mi sono messo in scena la Scala. No, ma anche suonare, quello non è grave, no. È che quando Pierluigi Pizzi mi ha detto se ci provi, ci provi.
E mi ha fatto fare, due ore di presenze in un'operetta alla Scala, la Vedova Allegra. Devo dire che quando si è aperto il sipario sono rimasto solo, tutte quelle 200 ballerine andate via. Io ho detto, ma chi cazzo, posso dire in latino, ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Cioè, sono svenuto dalla paura. Ma in quel momento ho capito che il dialogo, ci sono stati 3 secondi nei quali loro mi potevano mandare al diavolo e 3 secondi nei quali io avevo il diritto di svenire. Oh, non mi hanno mandato al diavolo. È nato il dialogo formidabile, che è l'unico motivo per il quale uno fa l'attore, perché già fare l'attore al teatro non paga niente. È vero o no? Cioè, rispetto a tutti gli altri, fare la pubblicità per la saponetta guadagna molto di più. Il teatro è una malattia, perché quando una volta vi è successo questo rapporto coitale con il pubblico non ne potete più fare a meno. Diventa una sorta di se no mi faccio la pera sto male. Cioè, una volta è uno addicted per tutta la vita. Allora, questo rapporto fra pubblico e scena è fondamentale, ma questo vuol dire che il pubblico deve fare il suo mestiere da pubblico, cioè il pubblico deve partecipare, deve incazzarsi, deve anche essere critico, deve adorare, deve fischiare e applaudire, ma soprattutto deve essere scicchissimo, cioè il pubblico deve essere fascino assoluto, non sempre, ma a mio parere risperimentare il pubblico chic sarebbe straordinario. Fare una serata in cui si dice questa sera si fa, non lo so, Verklärte Nacht, pezzo di musica dai che ti sparo, se non sei capace di sentire svieni. Verklärte Nacht, tutti vestiti di bianco. Posso dire che quello che stai dicendo, sai che metà, tre quarti del successo del Bagni misteriosi, che i ragazzi l'hanno ripetuto, che per entrare al bar bisogna togliersi le scarpe e si davano dei sacchettini alla gente rossi obbligatori, erano tutti a piedi nudi. Quello che stai dicendo l'abbiamo fatto per non rovinare il prato, sì, ma è diventato... Non è perché li avete per non rovinare il prato. No. E adesso noi abbiamo pensato, siamo nel giusto, che per entrare nel nostro cosa che sarà tutto bianco, mettiamo delle sovrascarpe bianche con le campanelline e tutti devono avere le sovrascarpe, se no non entrano. Questa cosa qui di come li fai vestire non vuol dire elegante, che devono essere, trasformarsi per entrare. Devono entrare in un'altra dimensione. Questo ingresso nell'altra dimensione è fatto attraverso il modo in cui tu ti presenti fisicamente. Sono straordinari le stagioni, cioè il flusso estivo e il flusso invernale sono già l'opposto. No, sono già l'opposto. Cioè il flusso estivo... Noi d'estate diventiamo mobili, siamo pronti ad andare ovunque. Vi ricordate Monlue, chi avrebbe mai pensato di far venire la gente a Monlue? Basta che ci sia il parcheggio, perché nessuno va col tram e nessuno crede all'autobus. Si va più facilmente con un amico che ti accompagna, semmai convincendolo a venire. Lui non ne ha voglia, ma non ti serve la sua presenza, ti serve fare la sua automobile. Siccome non te la regala e non la vuoi guidare tutti, lui ti porta e poi già che c'è, però entra nel gioco anche lui. Cioè, ci sono i momenti assoluti dove la movimentazione è fondamentale. Vi ricordate anche alcune cose fatte stranamente, allora si poteva fare addirittura sul tetto della Bicocca, la Pirelli, oppure quelle cose straordinarie a Afori. Chi è mai andato a Afori se non abitando ad Afori? Ad un tratto uno va a Afori e scopre che c'è una villa, scopre che c'è un parco, cioè scopre una serie di cose, e già solo il fatto della scoperta gli rende la vita più divertente, perché diventa attivo. Cioè, la cosa straordinaria delle performing arts è che il pubblico deve essere attivo. Pensate, ieri c'era un bellissimo articolo carognissimo, ogni tanto il New York Times va letto, contro la Marina Abramovic, che è sempre stata sulle palle. No, un articolo d'una, perché finché lo scrive il Davvero dicono perché lui è retro. No, prima pagina del New York Times dicendo è una balla, è una bufala. Ma però anche un caso come la Marina Abramovic, cioè quando lei si dava le coltellate nelle cosce, coinvolgeva il pubblico. Questo coinvolgimento del pubblico, cioè gran parte dell'arte contemporanea si fonda sul coinvolgimento all'Abramovic, si fonda su una delle più profonde scoperte di ciò che è la modernità recente,
cioè quando si parla di modernità nella storia dell'arte ci sono due momenti della modernità. Il primo momento della modernità, così un'invenzione mia e dei quattro miei amici, è quando Winckelmann comincia a scoprire che passato e presente sono la stessa cosa. Cioè quando Winckelmann va a Pestum e dice vado a cercare la rosa di Pestum, lui è polacco e quindi confonde la rosa con l'oleandro, questo non è grave, ma va a cercare, cioè trova l'oleandro e dice porca miseria, ho trovato la rosa dell'antichità. Quello che io vedo oggi non è una rimanenza, ma è una cosa che vive ancora in me. E dice ho fatto due cose, ho visto la rosa di Pestum e ho bevuto l'acqua delle bufale antiche, non sapendo le bufale erano state introdotte 300 anni prima, ma non è grave neanche quello. Cioè quello che era importante è che lui avesse la sensazione che fra lui e il passato si era generato di nuovo una connessione immediata, diretta e fisica. Con questo per me nasce la modernità, ma la modernità recente nasce da un altro fatto, 150 anni dopo, quando a Parigi si incontrano due giovani gay fantastici. Uno è il più famoso ragazzo del mondo allora, che è Nijinsky, 1913, no? Successo, Parigi ai suoi piedi, ha già fatto i grandi exploit del 9 e del 10, non ha ancora fatto l'Oiseau de Feu che verrà dopo, cioè, però Le Sacre du Printemps che avviene la prima, ha già fatto l'Oiseau de Feu, una roba, è the god, il dio in terra. E l'altro è un giovane sfigato molto ambizioso, non del tutto stupido, che è Jean Cocteau. Hanno la stessa età, le stesse problematiche erotiche, sono tutti e due ganzi, uno ha l'ambizione già un po' appagata parecchio, anzi l'altro è tutto... l'altro ha avuto una raccomandazione di Proust che ha capito, ha detto non è mica scemo sto ragazzo, però una raccomandazione di Proust serve per due giornali letterari ma non per il successo. L'incontro dice... ma mi dica un po', ma che cosa devo fare per aver successo? E l'altro gli risponde, monsieur, étonnez-moi, per favore mi sorprenda. E questo concetto del monsieur, étonnez-moi, è l'opposto dell'80% dell'arte contemporanea che invece è monsieur, épatez-moi. Si fa épater il bourgeois, è quello che fa il petto del diavolo mentre la contessa sta entrando in sala. Frega niente, cioè uno arriva... il capo cameriere li prega di uscire, chiusa la musica. Gran parte dell'arte contemporanea è épatement, è rozzo, è volgarissimo, cioè fra il gesto ironico, provocatorio e leggero di Marcel Duchamp e le cazzate che ti vediamo in giro, è sepeminga, cioè uno è sorprendere, e étonnez-moi è... No, non è neanche, perché il tonnè viene da tonnerre, viene dal tuono, mi stupisca, no? E patemi, fammi proprio effetto, Cioè, va detto così, va detto alla randa, capito? Sono due realtà diverse. La sorpresa genera curiosità intellettuale e poesia. L'épatement genera semplicemente una roba così che uno la basta, morta lì. L'arte di oggi non esiste più fisicamente in molti casi, perché mettere il pesce cane in una scatoletta enorme per vedere come si decompone, chi se ne frega, saranno cazzi di Damien Hirst del cretino che gliel'ha comprato. Ma non ha nulla a che vedere col prendere la ruota di bicicletta e metterla in piedi e dire guarda che è un'opera d'arte. È un'altra cosa. Uno è fine, l'altro è rozzo. Cioè uno è intellettuale e l'altro è ascellare, c'è una differenza radicale fra le due realtà, no? Allora questo concetto del sorprendere diventa un concetto centrale nell'evento, perché è quello che ti permette poi di lasciare, lasciare il tavolo poetico, ed è proprio una delle chiavi della modernità. Cioè questo rapporto, questo incontro Cocteau-Nijinsky lo metto proprio come spesso, perché da quel momento lì cambiano tutta una serie di... Era già cambiato un po' prima, cioè quando i Crucchi si mettono a fare gli espressionisti, quando in un qualche modo i cubisti francesi, no, perché era una conseguenza naturale, i veri padri dell'épatement, cioè del petto, sono un po' gli italiani, quelli del futurismo, ma però Marinetti and Company, è ora di dirci la verità, non era mica poi tanto fini, ma non è che non è tanto fini, non li vogliamo bene, li vogliamo bene lo stesso, ma se rivedo oggi ciò che facevano allora,
ma guardate, fra le robe di Marinetti e la rozza, raffinatissima provocazione di Ubiroi, non ce la porto. Quindi alcune cose, la vera provocazione è quella roba lì, che va da Ubiroi, va fino a Duchamp, e che passa attraverso la provocazione più fine di tutte, quella di Satie. Quando abbiamo fatto, ecco l'altro, non posso autocitarmi troppo, però Satie fa questa cosa straordinaria che si chiama Vexation. Vexation è un pezzo musicale che deve durare 24 ore e che deve essere suonato per 4 minuti da un pianista, in modo che sia suonato da 72 pianisti. È scritto in modo che non si possa leggere. Invece di avere una nota, si ha il doppio pe quadro della nota inferiore. Potrebbe benissimo scrivere la nota, li mette il doppio pe quadro solo per rompere le palle, no? E rendere la cosa in un qualche modo punitiva, infatti si chiama Vexation. E mi ricordo che abbiamo fatto, è stato un altro evento incredibile, non avrei mai pensato che avesse un successo del genere. Siamo riusciti a farlo. No, ho fatto piccolo, ho fatto nei giardini periferici di Milano, poi l'hanno rifatto al piccolo, ma noi abbiamo fatto nei giardini periferici della città, andando noi a tagliare l'erba con un gruppo di matti, abbiamo mandato uno a tagliare l'erba da fuori, un amico, e trovando 72 persone che suonavano, mica facile fare 72 persone che suonano, attraverso la notte, alle 5 e mezza del mattino c'era poca gente, però alle 6 è arrivato il prestinaio del quartiere con le brioche, cioè, e questi qua ne parlano ancora adesso a Villa Scheibler. Cioè l'evento è una cosa che ha in sé la sua bella energia. Devo dire, ha tre momenti. Prima di iniziare è l'unica cosa che genera track, fa ancora venire paura, mentre lo spettacolo normale è già rodato. L'evento fa ancora venire un po' di scaggia, e questo rende anche per chi partecipa la cosa abbastanza vitale. Poi avviene, ma poi soprattutto genera ricordo. Questa cosa del generare ricordo è il vermetto che entra come un virus nel nostro computer della comunicazione e genera dei passi di creatività successiva. In questo sta l'utilità dell'evento. Ora, questo era un esempio. Basta, cos'altro da dire? Niente. A che ora si mangia? A che ora on mange? Conseil qu'on mange, come dire. No, ecco, esatto. Io penso che lui ci ha buttato addosso per quello che stiamo facendo tantissimo, però approfitterei che ancora della sua pazienza. Se avete delle domande, io sono piena di domande, ma le farei fare a voi, perché una risposta ce l'ha data, in parte ci lavoreremo. Non ha risposto alla mia domanda se lì ci potrà essere la patinoire, un luogo dove entrare con le coperte a prendere la cioccolata calda, un luogo di aggregazione, quello che stiamo inventando. Ecco, perché la patinoire in Piazza del Duomo sì, ma la patinoire da noi, prima domanda, preparate delle 2-3 domande, non di più, e così poi dopo lo facciamo andare a mangiare. Dunque, Milano, che io avevo battezzato allora con cattiveria contro la Ville Lumière, che era Parigi, avevo inventato la Ville Saint Lumière. Ti ricordi? Ho detto, dobbiamo smontare la Ville Saint Lumière. Milano di allora ha avuto dei frisson, delle reazioni. Oggi la città è molto più complessa, contiene delle realtà molto più curiose, anche misteriose. Pensate solo a tutte le realtà etniche che ci sono e che noi non conosciamo, che solo alcuni di noi frequentano. Ti ricordi quando abbiamo fatto la prima roba qua da te ancora, viva Milano, città degli immigrati, se, con Otto Bicciocca, con tutto il gruppo, quella roba era la difesa del mondo africano, avevo chiamato solo degli africani in doppio petto di Kashmir, dicendo, voi pensate che siano degli sfigati, me li faccio, questo fa il banchiere, cioè dire, guardate che il mondo non è come lo pensate voi, è più complicato. Allora, ma eravamo partiti dall'idea da un tema diverso, no? Cioè come si fa a inserire degli elementi in un evento e come si deve proporre l'evento rispetto alla realtà esterna. In questo momento la città non ha più eventi veri di cultura se non quelli legati al Salone del Mobile, per essere veri.
La moda è cadaverica, perché la moda è chiusa su se stessa, cioè è così fatta per quei 400 buyers che arrivano e intorno ci sono quei 7-8 mila disperati che sperano di essere invitati anche loro una sera a vedere la sfilata chic, no? Allora questo contrasto fra i privilegiati e i desperados che arrivano dal fondo della California oppure da Verbania è una roba che genera anche chi partecipa un senso di, e a me mi viene un senso di pena umana assoluta, vorrei portarli fuori in pizzeria almeno, farli fare qualcosa di normale. È tremendo, perché è un mondo chiuso. Il mondo aperto è quello del design, cioè quando durante il Salone del Mobile la città si anima sul serio, perché anche uno che non c'entra un corno, però che ha voglia di capire un po' di che cosa si tratta, può venire da Budapest, arriva qua, oppure può venire addirittura dal fondo della Romania, oppure dal Sud America, e ci sono. Quindi la città ha ancora un momento di evento, ma per il resto la vitalità abituale che aveva sembra scomparsa. La grande sensazione di partecipare a qualcosa che succede oggettivamente non c'è, perché tutto è stato in qualche modo codificato. Andare a Brera oggi è come andare all'aeroporto, uguale, cioè è diverso dal duty free, ma è una sorta di normale, è tutto codificato. L'imprevisto non avviene più. E una società vive se l'imprevisto ne stimola le mutazioni. Invece qui hai l'impressione che l'anno prossimo sarà uguale a quest'anno. No, no, a Milano è una città, no? La sensazione che è una sensazione abbastanza anche una delle motivazioni della depressione italiana. Gli italiani sono convinti che dopo il 2016 ci sarà il 2016 bis. Non arriva mai l'anno nuovo, cioè è sempre una replica dell'esistente. E la città ti dà questa sensazione, non hai neanche l'idea che la prossima, il giro di sfilate sarà diverso, è uguale. Alcune modelle non si può arrivare delle altre, ma alla fine chi di noi guarda anche se cambia la moda, non ce ne frega più nulla. All'inizio ci avevamo creduto, eravamo curiositi, oggi ci crediamo molto meno. Il campo del design è abbastanza analogo, cioè sono gli specialisti, gli acquirenti che se ne occupano, però il design genera ricadute fisiche sulla città, ci sono tanti eventi che avvengono. Ecco, la città ha voglia di eventi, non codificati. E questo potrebbe diventare un laboratorio di eventi non codificati. Io credo che la patinoire richieda l'albero di Natale. Lo sapevo, vabbè, ovvio, però richiede l'albero di Natale con la sua celebrazione, albero di Natale, cioè con la sua... richiede, ma no, aspettate, adesso vi facciamo... Questo è un tavolo di lavoro, abbiamo smesso di parlare di cosa si è parlato. Allora, la domanda che io vi porrei provocatoriamente, io dico... E l'albero di Natale prevede le mamme con i bambini e l'albero di Natale, cioè prevede l'accettazione di uno dei messaggi più storici e più banalizzati che esistano, che essendo banale non è di per sé negativo, ha solo la richiesta talvolta di riprendere grinta e di diventare più poetico, cioè di non essere solo il Natale commerciale. Già se voi diceste qui il Natale non è commerciale, vietato portare regali, patinoire natalizia, scritto sotto vietati regali, cioè qui tutto si paga, vietato i regali è una cosa, e li fai una proiezione nei cieli falsa del Rockefeller Center, no? E metti il Rockefeller Center in periferia, oppure in bolognese, tal degme il Rockefeller Center, no? Deve diventare un gesto ironico. E in questi casi l'ironia è molto importante, perché deve assumere il duplice significato. Voi sapete che l'ironia è uno dei meccanismi più raffinati della maieutica greca antica, era il meccanismo che era antideduttivo. Cioè io porto l'attenzione del mio contraddicente nella direzione che trova attraverso spostamenti di punti di vista. Se questo diventa uno spostamento di punti di vista potrebbe anche essere particolarmente attraente. Ma deve esserlo sul serio. Cioè, deve essere un altro modo di fare Natale. Quello che ti suggerirei è di fare
il party di Capodanno. Sì, sì. Non rompetevi più i coglioni a Capodanno, questo è il messaggio, perché è una rottura di palle il Capodanno che non se ne può. Sì, allora sul Capodanno, però sul Capodanno allora devi avere coraggio di farla alla grande. Dunque, sì, no, ma la grande vuol dire col coraggio alla grande, cioè o è alla grande o non è alla grande, non c'è via di mezzo. Tu ti ricordi che ho fatto quella roba assurda che avevo imparato, perché molti, io allora vi spiego una cosa ai ragazzi, io non ho idee, io sono un ladro di idee, vivo su una ricca informazione, l'informazione è fondamentale. C'era una vecchia pratica che si faceva a Monaco di Baviera, l'Austerkunst. L'Austerkunst è uno dei musei più importanti di Monaco di Baviera. Per la notte di carnevale si spostavano tutti i quadri, cioè il museo importante della città metteva tutti i quadri in magazzino. La cosa aveva anche un vantaggio, perché dava un controllo ai quadri, un'attenzione a come erano intelati, cioè gli dava un momento di survey tecnico, tutto in magazzino, e l'Austerkunst diventava una balera. Cioè io sono stato quasi stuprato a 17 anni in una festa all'Austerkunst a Monaco. Una roba dove scatenati, ma parlo di un secolo fa, cioè che non era facile allora, tutto era molto più oggi di oggi, ma il cruco quando si scatena si non si ferma più nessuno. Cioè, questo ancora, l'Austerkunst diventava una balera, si fumava, si beveva, si ballava nel museo, poi il giorno dopo veniva tutto ripulito e il museo tornava ad essere museo. Qual era l'utilità di questo meccanismo? Che migliaia di ragazzi che non avevano mai messo piede nel museo mettevano il piede lì dentro. Io l'ho rifatta questa operazione anni fa in Palazzo Reale, quando ho rilanciato Palazzo Reale, mettendo le ragazze, le cubiste, nella sala delle cariatidi. Il titolo era Cariatidi e Cubiste, no? Concettualmente. È successo di tutto, sono stato denunciato dall'associazione dei nightclub, perché ti ricordi, c'entravate voi, dall'associazione dei nightclub, perché le avevamo rubato i clienti, perché poi era arrivato, loro erano nella commissione di controllo, la commissione di controllo mi aveva dato il veto, ma io sostenevo che la commissione di controllo non fosse indipendente dall'amministrazione, ma fosse dipendente dall'amministrazione. Ho preso il divieto, l'ho stracciato pubblicamente, ho preso un pezzo di, mi ricordo ancora, provocazione, sono finito in tribunale per quella roba lì. Poi mi ha salvato Borelli, che mi ha dato l'indicazione per venire fuori. Cioè, ho preso un pezzo di patate fritte, e su carta unta di patate fritte, volevo assolutamente insultare, ho scritto autorizzo, firmato, e l'ho dato al vigile urbano. Allora, sì, la Foti stava svenendo. C'era, no, la Foti era abbastanza, non capiva mai se ci doveva stare o meno, però alla fine ci stava, perché era intimamente, era Foti, è certo, la Foti è un personaggio monumentale. Dovresti fare un monumento alla Foti, tu, sì, oppure una foto della Foti, cioè, no, da. Sì, teneva il bocchino nel buco del dente mancante, c'era fantasma, e poi teneva per risparmiare i suoi filtri, usava dell'ovatta da pulire. Li vogliamo un bene assoluto, cioè erano grandi personaggi della città. La città dovrebbe riconoscerli, cioè facciamo un'osanna alla Foti. Ma gli mandate una lettera domani, diciamo, stasera un centinaio di ragazzi insieme ha detto la Foti è una grande. Ecco. E vediamo tante robe, cioè lì feci l'autorizzazione direttamente, e però quel ballo quella notte di ballo in Palazzo Reale, nella sala di cariatidi, portò dentro un gruppo di ragazzi e di ragazze che non avevano mai visto Palazzo Reale. Allora io penso che la grande festa che dovreste fare qua dentro è una festa per portare nell'ambito del Franco Parenti gente che non c'è mai stata, non è per i vostri, è per gli altri, no? Per gli altri. Allora, sugli altri devi fare una roba divertente. Però a mio parere, e poi per lanciare il messaggio provocatorio, quest'anno a Cortina no. A Londra no, ci vanno già tutti, poi si finisce anche male come il figlio dei miei amici, è una roba tremenda. A Londra no, a Berlino basta, non è intelligente.
E tutti pensano che andare a Parigi sia intelligente. A Madrid che pizza, a Franco Parenti in piscina. Cioè, Capodanno. Allora, una roba del genere ti chiede una macchina organizzativa non facile da guidare, però c'hai mai la Maimone, una specie di vecchio generale in pensione, cioè in grado di guidare, cioè gli ridarebbero in mano anche un esercito intero a lei. No, lo so, c'è la Russia, ma come generale in pensione intendo quelli che hanno veramente il senso della, del governo, no? Non un generale appena nominato. Una roba del genere, un carnevale di portato a Capodanno, cioè la festa della, no? La festa della, della città. Vi piace come idea? Sì, eh? Quindi non una cosa chic, eh? Non shock, cioè voglio proprio la lingua di Menelik, eh? Cioè devi distribuire 3.000 lingue di Menelik, cioè devi, cioè le lingue di Menelik, delle robe anche carnacelesche, anche un po' di nasi da carnevale andrebbero bene, quelli di Gomarossi, cioè una roba di questo genere. E poi anche, se volete, grandi vestiti o piccoli vestiti, cioè vestito d'ogni tipo purché da festa. Scritto sotto, vestito d'ogni tipo purché da festa. Non da ufficio, non hai il diritto di essere... Non, cioè, da festa io mi vesto solo con una giubba gialla. Vabbè, that's up to you, sì, non posso mica proibirtelo, cioè siamo libertari. Però non il vestito normale, cioè un vestito da festa.